Siamo in compagnia con Panzeri e la parlamentare e volevamo chiederle, allora, quale ruolo chiave hanno le università nella sicurezza democratica in Italia? Hanno un ruolo molto importante perché ovviamente nel progetto che noi stiamo tentando di costruire e di seguire, che riguarda particolarmente le nuove politiche di vicinato, c'è un capitolo che consideriamo importante, che è quello dell'idea di una cittadinanza della Mediterranea per poter avvicinare le sponde e abbattere le diffidenze. Quindi i sistemi universitari, la cultura, sono elementi fondamentali e straordinari per realizzare questo obiettivo. La sua risposta riguarda le strade di finanza e le morali, quindi adesso uno dei problemi più grandi è quello del RIF, che possono avere appunto la riva sud. L'Europa sta cercando di porre questo problema. Abbiamo posto con molta determinazione e con molta forza questo tema, perché il problema dell'accesso è un tema fondamentale, riguarda soprattutto i paesi nordafricani e a maggior ragione, era un tema importante prima, lo è oggi di fronte ai processi di cambiamento, che significa che negli accordi di partenariato bisognerà assolutamente affrontare e risolvere questo tema. Quali sono, a suo avviso, i più grandi vantaggi di Erasmus? E poi non si può chiamare Erasmus, per tutto per il Mediterraneo. Sì, adesso al di là delle parole, noi abbiamo immaginato un Erasmus euro-mediterraneo perché riteniamo che bisogna assolutamente investire in quella direzione. Ma l'obiettivo principale è ovviamente quello di fare in modo che ci sia una politica della mobilità studentesca nell'area mediterranea che sia, uso questo termine, conveniente alle due sponde, lo sia per i paesi europei e lo deve essere senza dubbio per i paesi nordafricani, perché attraverso questo strumento non passa solo l'idea della formazione, dell'educazione, ma anche le possibilità di sviluppo economico e sociale. Perfetto. Secondo lei sarebbe meglio cominciare con una formazione di professori, di docenti, quindi avere così in modo che gli studenti possano avere una formazione da personale qualificato che appunto hanno già vissuto l'esperienza o farlo in parallelo? Ma direi che proprio di fronte ai cambiamenti che sono in atto non c'è un prima e un dopo, ma c'è un durante che occorre vivere in profondità e quindi io penso che la strada migliore sia quello dell'aggiornamento e della formazione parallela, perché può aiutare entrambi i soggetti a costruire insieme un itinerario comune. Ti vedo una domanda. Come pensi di supportare le proposte di università? Non ho capito. Come pensi di supportare le proposte di università? Beh, ovviamente mi auguro che ci sia un rapporto reciproco su questo, perché nella mia attività parlamentare sarà quella di far sì che questo obiettivo di Erasmus Mediterraneo arrivi in porto e trovi una sistemazione legislativa. Ma per realizzare questo obiettivo abbiamo bisogno di costruire anche un movimento di supporto e quindi io vedo qui le sinergie che si possono determinare. Grazie. Buona giornata.